Michael Giffoni, ex primo ambasciatore d'Italia in Kosovo, originario di Teggiano e molto legato al Vallo di Diano, è stato assolto dal Tribunale di Roma perché il fatto non sussiste. Ci sono voluti 7 anni per l'attesa sentenza per il diplomatico valdianese. Giffoni venne licenziato dopo essere stato accusato di associazione a delinquere e favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. 7 anni dopo cadono tutte le accuse a suo carico. Già capo della task force per i Balcani dell'alto rappresentante per la politica estera UE Javier Solana e anche direttore per il Nord Africa della Farnesina, ancora Giffoni dal 2008 al 2013 è stato quindi il primo ambasciatore d'Italia in Kosovo, ma nel 2014 è stato sospeso dal servizio. La sua colpa era stata di aver dato fiducia ad un impiegato dell'ambasciata, da cui venne tradito, lo ha raccontato più volte lo stesso Giffoni. Infatti l'uomo rilasciò alcuni visti irregolari, tra cui quelli a 3 jihadisti. Ringrazio veramente tutti per aver creduto in me e per avermi sempre sostenuto in questa battaglia, ha detto Giffoni.